Mi sento di dire che per quanto riguarda l'educazione alla fede e ai valori spirituali, Padre Pio ha inciso nella mia vita più che i miei genitori. Lo so che è una frase forte, però per quanto riguarda la vita di fede, le realtà di Dio, il fine della nostra vita, la nostra, diciamo così, il nostro rapporto con Dio, insomma la vita di grazia, devo dire che Padre Pio è stata la persona che ha cambiato la mia vita, ecco. Mi ha fatto vedere la vita completamente diversa. Padre Pio è difficile, diciamo così, condensare in poche parole quello che è Padre Pio per me. Ripeto, è stata la persona più importante della mia vita. Padre Pio nella mia vita. I tuoi racconti, la storia di devozione di coloro che hanno conosciuto San Pio anche dopo la sua morte. Come è entrato Padre Pio nella tua vita? Raccontacelo. Padre Pio nella mia vita è teleradiopadrepio.it oppure chiamandoci allo 0882 41 83 80 o ancora attraverso i social network Padre Pio TV, Facebook o Devoti di Padre Pio. Raccontaci come è entrato Padre Pio nella tua vita. Ma come sempre lasciamo spazio alla riflessione, ascoltando proprio un suo pensiero, riprendendo delle espressioni, delle frasi dal suo epistolario. Lasciamoci guidare da Padre Pio. È necessario vedere e parlare a Dio tra tuoni e turbini. Bisogna vederlo nel roveto e tra il fuoco delle spine, e per conseguire tutto questo conviene scalzarsi e rinunciare intieramente alla propria volontà e alle proprie affezioni. Sottoponetevi intieramente alla volontà di Dio, e lungi sia da voi il pensiero che vi suggerisce, non Dio di certo, ma sebbene il nemico, che voi, cioè, servireste meglio il Dio in un altro stato, poiché Dio si serve soltanto quando si serve come Egli vuole. Di fronte alla sua santità, di fronte alla sua offerta che faceva a Dio, si restava senza parole. Mi colpì molto una delle prime volte che andavo, la prima volta che lo vidi. Lo vidi mentre lui si piegava sull'inginocchiatore della chiesa, si metteva le mani sopra così col cappuccio e piangeva. Allora chiesi alla persona che avevo vicino, che io non mi ci ero confessato ancora, gli dissi: ma perché piange? E lui mi disse: piange perché lui sente, vede i nostri peccati, di noi che siamo presenti, e intercede per Dio offrendo la sua sofferenza per la nostra conversione. E io rimasi scioccato, perché dissi: ma per Bacco, ma guarda, che, cioè, mi sembrava una cosa strana questo piangere, insomma. Dopo, certamente approfondendo un po' la fede, capì, insomma.
però diciamo così rimasi turbato, ecco, da questa sua offerta d'amore fino alle lacrime. Dopo capì che oltre le lacrime c'era addirittura tutta la sua vita. Lui offriva tutto il suo corpo, tutta la sua anima, la sua psicologia, tutto offriva come sacrificio spirituale perché noi si tornasse al Signore. Assenso, conforto, avvertimento, protezione. Questo è il significato del profumo di Padre Pio. Le prime ad attestare questo furono le sue figlie spirituali e quando glielo dissero a Padre Pio, lui subito rimase sorpreso e quindi siamo nei primi anni qui di permanenza nel convento di San Giovanni Rotondo. E proprio sul significato del profumo, un giorno padre Giambattista Colavita, che visse diversi anni con San Pio di comunità qui a San Giovanni Rotondo, sentendo che la gente parlava di questo profumo misterioso che avvertiva in diverse circostanze e che attribuiva ad un suo messaggio, chiese a padre Pio qualche spiegazione. Il padre disse: è segno che sono vicino a quest'anima. La stessa risposta padre Pio la diede alla contessa Telfner, che aveva chiesto: padre, alcuni sentono questo profumo, violette, rose, mughetto, altri invece acido fenico. C'è un significato riguardo a questi profumi e qual è la differenza? E padre Pio ancora: indica soltanto la mia presenza. Anche Angela Borrini di Novara voleva conoscere il significato di questo profumo, e profumo che era legato a diversi fiori come la rosa, la violetta, il ciclamino, e lo chiese proprio a San Pio, che rispose ironicamente: beh, questo studio io non l'ho ancora fatto. E ancora, il santo però qualche volta ha fatto anche capire che quando il profumo non era di fiori poteva indicare un richiamo, rimanendo così tuttavia sempre un segno che lui era vicino. Un giorno infatti Rosa Cancellario domandò: padre, cosa significa l'odore di acido fenico che ho avvertito? Prega, purificati e sta in guardia alle tentazioni, c'è qualcosa che non va. La mia esperienza, la mia storia con padre Pio comincia a 16 anni. Nell'aprile, io sono nato nel 46, ero in terza superiore, e nell'aprile 62, mi ricordo, ebbi una fortissima patologia. Mi svegliavo una mattina, ero intontito, mi venne una crisi fortissima, coliche renali, dolori articolari, febbre a 40, cefalea, dura fatica a tornare a casa, e dopo due giorni mi ricoverarono a Careggi in fin di vita, perché venne il frate Cappuccino e mi dette l'estremunzione e mi ricoverarono presso la clinica San Luca sotto un luminare, il professor Francesco Di Lollo, il quale non sapeva cosa diagnosticare perché il mio quadro era molto confuso. Dopo un mese però mi disse che il caso era risolto bene e che mi avrebbe dimesso il giorno dopo. Il giorno prima delle dimissioni però mi riprese tutta la malattia e il professore rimase sorpreso. Mi curò un altro mese e mi disse: guarda, il caso è risolto, domani ti dimetto. Il giorno prima di dimettermi mi riprese tutta la patologia e a questo punto lui pensò a cose molto gravi, tumore al rene, tubercolosi renale, eccetera, e mi mandò a Monatessa dal professor Costantino, un altro luminare, che mi fece la prima biopsia renale d'Italia. Aveva inventato un macchinario che con un ago mi perforava fino al rene per prendermi un pezzettino di rene. Però lui sbagliò purtroppo, invece di prendermi il rene mi prese un altro tessuto. Il professor Di Lollo si arrabbiò perché da questa biopsia non poteva vedere nulla. Morale della favola, io ci stetti 4 mesi ma non riuscirono a fare una diagnosi perché
quando vedevano queste ematurie massive, poi praticamente i miei reni non dovevano funzionare. Però finita questa, diciamo così, fase critica, tornavano normali, quindi non capivano. Io dovevo avere la zootemia, ma questa zootemia fortunatamente non mi veniva. Per cui decisero che il mio caso doveva andare in mano al professor Uderigo Bracci, che era il luminare di tutta Italia di urologia. Lui era primario a Careggi ed era stato chiamato dal Ministero della Sanità a Roma, al Policlinico di Roma, ma a Firenze veniva ad operare una volta alla settimana. Mi visitò il lunedì, vide la mia urina, mi fece una cistoscopia, un'analisi un po' invasiva, però lui aveva una mano delicatissima, era molto bravo, al contrario di quando me l'avevano fatta prima a Careggi, avevo patito molto, perché era un dottore inesperto, e disse alla suora, alla caposala, non ricordo bene, si fa un'orografia e venerdì vengo da Roma per operarlo, perché lui pensava che avesse un tumore al rene e il rene fossero spappolati. Mi fecero un'orografia, al tempo non esistevano né tacche né risonanze, che era con un peso sullo stomaco, sugli intestini, poi ti facevano questi raggi, e lui tornò appositamente per me da Roma, tornò con la Ferrari e mise le lastre. C'era mio padre e mia madre, me lo raccontarono, mise le lastre lì al quadro illuminato, poi un po' stette a guardare, poi si arrabbiò e buttò via le lastre gridando: ma qui c'è le streghe, cosa mi avete chiamato da Roma qui, perché le lastre erano perfettissime. Allora non si sapeva più che pesci prendere, perché era passato più di un anno. Fu deciso di mandarmi a Pisa, perché c'era il professor Monasterio, un altro luminare di medicina, il quale mi visitò, perché a Pisa c'era l'unico reparto di medicina nucleare per i reni. C'era un apparecchio speciale a Pisa, che te lo mettevano qui sulla radice, sulle pelvi, insomma, e doveva venire un numerino. Tutti si sapeva qual era quel numerino. Se veniva 80 voleva dire che avevi la zootemia, la tua funzionalità renale era sballata. Ma a me mi venne 120 e il professor Monasterio mi disse: lei ha zootemia, non l'ha, perché la zootemia è molto gentile, ti ammazza senza sentire la puntura di uno spillo. Infatti, purtroppo tutti quelli che erano miei amici, insomma, morirono tutti da zootemia, perché a quel tempo il rene artificiale era solo all'inizio, eccetera, eccetera. Come inizia allora questa mia avventura con Padre Pio? Mia madre conobbe una donna che si chiamava Demarista Scarlini di Campi. Era sposata con un falegname, si chiamava Bruno, io lo chiamavo San Giuseppe perché era molto buono, era mite, mi faceva una coppia come la Santa, la Sacra Famiglia, mi sembrava. E mi ricordo bene che questa Demarista Scarlini venne nel 63 in camera mia, io ero a letto, e appena mi vide fece così con la gola a mia madre, dice: vedi, suo figlio non ha una malattia normale. Io rimasi sorpreso e dissi a mia madre che lei aveva questo carisma che gli aveva dato Padre Pio, che quando lei gli andava via la voce voleva dire che ci trovavamo di fronte ad una infestazione demoniaca, ad una malattia non dovuta ad un fatto puramente naturale, ma ad una infestazione del demonio. Per cui avvisò mia madre che le medicine non mi avrebbero guarito, c'era stata una fattura o qualcosa, così che io ero malato, diciamo così, ma per questa cattiveria umana che Dio misteriosamente, nella sua volontà imperscrutabile, aveva permesso. Allora disse: bisogna portarlo da Padre Pio. Mia madre rimase sorpresa, mio padre rimase sorpreso, ma in verità mio padre, che era anche piuttosto agnostico, però al nome di Padre Pio non reclamò, anche perché
Al tempo il padre era già abbastanza famoso, quindi disse va bene, si porta Leonardo da Padre Pio. Allora mi ricordo che andammo in treno, perché andai con mio padre e mio zio, e arrivammo con i miei genitori a San Giovanni Rotondo. Lì c'era, bisognava darsi il prendere un numerino per confessarsi. Io, quando arrivò il mio turno per confessarsi, mi misi sull'ingilucatoio lì davanti al padre. Mi ricordo la scena come se fosse ora, perché è il fatto più eclatante spiritualmente della mia vita, quello che ha segnato la mia vita spirituale, insomma. Il fatto che io poi sia andato a insegnare religione nelle scuole, o sia diventato diacono, abbia fatto un certo cammino, lo devo a Padre Pio. Appena io mi misi a sedere lì inginocchiato davanti a Padre Pio, ebbi questa esperienza mistica, questa visione che in pratica scomparve, la terra scomparve. Io mi ritrovai davanti a questa luce estasiante, bellissima, e vidi davanti a questa luce vivente, che capì essere un miliardesimo della bellezza di Dio, qualcosa che saliva grigio e sporco, e mi fu avvisato che quella era la mia anima di fronte al tribunale di Dio, di fronte al giudizio di Dio. Vedendo quella luce, io volevo andare verso quella luce, perché dicevo, bello, con te ci starei per tutta l'eternità, perché era una bellezza estasiante, una luce vivente. Da quella luce però uscì una parola, uscì un semplice perché, e la mia volontà disse quei peccati che avevo fatto, quei peccati di impurità sessuale contro atti impuri, per cui quella luce svanì. E un attimo dopo, subito, mi venne da destra una specie di mostro nero, che in natura non esistono quelle creature, che come quella luce era una vita estasiante, quel mostro nero era una morte vivente. E più si avvicinava a quella creatura mostruosa, più io sentivo la vita che mi andava via, come un'idrovora che mi succhiasse la vita. Allora mi misi a urlare dalla paura, no, quello no, quello non lo voglio, e la visione scomparve e mi ritrovai di fronte al padre. Allora io dalla paura mi misi a piangere e gli dissi anche, padre, guardi, io ero venuto anche per chiedere a lei se poteva intercedere presso il Signore per la mia malattia, perché sono gravemente ammalato. E mi ricordo sempre gli occhi del padre, che mi disse, peggio, dannato d'anima e dannato di corpo. Cioè, questa sentenza me la ricorderò tutta la vita. Perché? Perché poi il padre mi consolò, mi dette la soluzione, mi confortò, quindi mi fece capire che era amato da Dio nonostante avesse avuto dei peccati, e mi fece capire che mi avrebbe aiutato anche nella malattia. Difatti, anche se io non guarii, stetti benissimo, molto meglio. Mi venivano le crisi, ma solo una volta all'anno, eccetera, eccetera. E ricordo bene che io, quando uscii, avevo la netta sensazione di una gioia indescrivibile, perché avevo visto questa luce estasiante, avevo avuto questa visione, e questa luce a me mi ha accompagnato tutta la vita, la presenza di questa luce gentile per me ogni attimo della mia vita, insomma, me la ricorderò sempre finché vivrò, insomma. E diciamo così, io capii subito che Padre Pio era un santo, bastava vederlo, perché bastava vedere il colore della sua pelle, perché la pelle di Padre Pio era lucente. Aveva una pelle da cui traluceva qualcosa di soprannaturale. E
la ricollegavo un po' leggendo la Bibbia al viso di Mosè che risplendeva dopo che aveva parlato col Signore, perché gli mettevano un velo addosso. Perché questo era anche il viso di Padre Pio, come pure i suoi occhi. I suoi occhi, diciamo così, trasmettevano attraverso questa luce che lui, diciamo così, quando ci guardavano, questi occhi ci vedevano dentro, ecco, come un'introspezione, però non era un'introspezione tipo giudice, ma come uno sguardo d'amore, ecco. E per cui io ho avuto diverse esperienze con Padre Pio e un'altra è che una sera mi ritrovai lì in Santa Maria delle Grazie mentre Padre Pio chiudeva l'adorazione. Quando lui chiudeva l'adorazione diceva la preghiera di Sant'Alfonso Maria dei Liquori, poi con il Vero Mariare alzava il Santissimo e benediceva la folla. Io ero in fondo, mi ricordo, a una colonna. Da buon adolescente, un po' credente, non credente, insomma, un po', non voglio dire agnostico, ma insomma superficiale, ecco, questo è chiaro. Io dissi, il capo non lo piego in segno di adorazione, quando Padre Pio girava con il Santissimo, con la pisside, e io ero in fondo alla chiesa. Quando Padre Pio là dall'altare si girò verso di me e io avevo il capo alzato, dalla pisside di Padre Pio partì una luce, un raggio, come per dire abbassa il capo o per te è peggio. Quindi io abbassai il capo, cioè ebbi proprio questa sensazione di questa mia superficialità di fronte al corpo e sangue di Gesù. Devo dire che Padre Pio, io ho capito subito che era un santo, però l'importanza di Padre Pio devo dire che l'ho capita anche guardando indietro nella mia vita. La Demarista Scarlini mi disse, manda un telegramma perché ti prenda come figlio spirituale, e io diventai terzano francescano. E poi la Demarista mi disse, è arrivato il telegramma, il Padre Pio ti accetta come figlio spirituale. Fin qui tutto bene, però devo dire che io, diciamo così, mi comportai non bene verso il padre in un'altra occasione. Quello che era venuto con me a San Giovanni Rotondo, che si chiamava Nicola, che avevo trovato in treno e che era di Lido di Camaiore, aveva un albergo che si chiamava Hotel Colibri. Ora non c'è più perché lui era anziano, ma era venuto con me perché sua moglie Gina aveva un tumore al cervello e l'avevano ricoverata a Pisa. La sera prima dell'operazione sua moglie ebbe la visione di un frate che in fondo al letto le diceva tu guarirai, e prima di operarla fecero l'ultima lastra e il tumore non c'era più. Allora la Gina disse a Nicola, va a San Giovanni Rotondo perché me mi ha guarito Padre Pio. Lui quando arrivò lì nel corridoio, cioè, perché dopo la messa Padre Pio passava dal corridoio dove c'era la gente, e quando arrivò di fronte a Nicola c'era decine e decine di persone, Nicola non c'era mai stato, Padre Pio si fermò davanti a lui e gli fece così una pacca sulla fiancata, come gli disse nel suo linguaggio beneventano, e beh, come sta tua moglie? Quindi bisogna, si può capire questo carisma di profezia, questa che aveva il padre, perché gli disse appunto, gli dette la conferma che è stata lui a guarire sua moglie. Quando Padre Pio arrivò da me, perché Padre Pio procedeva lentamente, purtroppo aveva le stemme dalle mani ai piedi, quindi per lui era una sofferenza anche camminare, io avevo visto che a delle persone dava la mano da baciare, mentre ad altre persone che gli chiedevano la mano faceva così e non gliela dava. Allora quando arrivò davanti a me io pensai, beh, voglio chiedergli la mano da baciare, e gliela chiesi e Padre Pio me la dette e io piegai così il viso per baciarla, però mi venne un dubbio, questo è il mio comportamento, dico, ho chiesto tante volte perdono al padre, sono sempre pentito di questa cosa. Io avevo la mano qui di Padre Pio davanti alla bocca, allora cosa feci?
con la mano destra, con due dita a tenaglia, con il pollice e con l'indice, strinsi il guanto di Padre Pio. Perché fece come San Tommaso, volle vedere se aveva le stime, e sentì proprio una crosta che si rompeva. Allora mi pentì e allargai subito la presa. Il padre mi dette la mano da baciare, mi fece sentire anche il profumo che aveva lui, quel profumo celestiale, però io mi pentii tanto di aver dato questa sofferenza al padre, e credo che mi viene in mente una frase, lui diceva sempre: starò alla soglia del paradiso finché non arriva l'ultimo figlio spirituale. E io penso che è bene che stia alla soglia del paradiso, perché l'ultimo figlio che arriva sono io, perché sono un figlio indegno, perché io credo che sì, sono figlio spirituale di Padre Pio, però sento la mia indegnità di fronte alla sua grandezza, al suo amore, alla sua bontà, ripensando a certi miei comportamenti, come quando, ecco, strinsi questa attenaglia, insomma, sulle sue stimmate. Devo dire che Padre Pio è stata la persona che ha cambiato la mia vita, ecco. Mi ha fatto vedere la vita completamente diversa. Anche se è vero che non guarì, perché Padre Pio non mi disse che io sarei guarito immediatamente, però ripresi la mia vita quasi normale, ecco. E anche se l'anno dopo tornai a Pisa da monastero, da questo luminare, la cosa poi, dopo 4 anni, io guarì, ecco, ripresi la scuola, ecco, e diventai perito tessile. Padre Pio è difficile, diciamo così, condensare in poche parole quello che è Padre Pio per me. Ripeto, è stata la persona più importante della mia vita. Lo so che è un'affermazione forte, perché uno dice, se, dal punto di vista spirituale, certamente credo che il Signore mi abbia fatto una grazia che io non so, certamente non ho corrisposto, ecco. A questa grazia, se io posso dare un numero, 1 miliardo, non è che abbia corrisposto per 1 miliardo. Io mi sento indegno di fronte a questa grazia, di fronte a questi miracoli che ho visto, che ho partecipato, che ho avuto, insomma. Sono realtà che vanno al di là del velo delle cose materiali, ecco.